Una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore. Sabato del mese di giugno, la liturgia ci fa gustare, ci fa contemplare il cuore immacolato di Maria, la sua festa, la sua liturgicamente dopo quello che naturalmente viene sempre celebrato dopo la solennità che abbiamo fatto ieri del Sacro Cuore di Gesù. Certo, per noi è una gioia veramente incredibile, anche perché noi in questa chiesa tutti i sabati mattina, da settembre fino a oggi, e poi riprenderemo naturalmente la prima settimana di settembre, il primo sabato, faremo questa pausa estiva per motivi anche, diciamo, di uscite, no? Con il campo diventa veramente un po' impressionante. Comunque, quello che è importante, ecco, tenere sempre questa attenzione interiore per l'ascolto di quello che Maria ci vuole far arrivare al nostro cuore. Credo che in questo anno veramente la Vergine ci ha dato tanti spunti, tante indicazioni, tante motivazioni per riflettere su quello che è la parola di Dio, perché nel cuore di Maria noi possiamo solo contemplare e leggere la parola di Dio, non nessun'altra parola, solo quella della Sacra Scrittura, di cui lei da sempre, fin dall'inizio, si è nutrita, ha studiato, ha contemplato e ha fatto suo quel disegno del Padre che si è rivelato nel giorno dell'Annunciazione, al quale le ha chiesto, ecco, di essere cooperante per mistero dell'incarnazione, quindi la nascita del figlio, che naturalmente aveva una missione ben specifica, se non quello di compiere nel mistero pasquale la salvezza di tutta l'umanità. E allora questa nostra devozione, questa nostra fede in Maria, ecco, vi esorto e vi prego di viverla veramente con fondamento del Cristo, di viverla nel contesto ecclesiale della Chiesa, con un fondamento teologico, mariologico, che in modo, ecco, la nostra fede ci aiuti a rimanere nella Chiesa. Perché dico questo? Molte ci possono essere di correnti parallele che sono più dei personalismi che invece un'oggettività di vivere la fede nella Chiesa. Noi dobbiamo rinunciare a tutti, ma non quello di rimanere nella Chiesa, aggrappato al mistero pasquale, alla croce, in unione con Maria, perché quella è la strada che ci porta alla salvezza. Che poi nella Chiesa abbiamo degli aiuti che la Madonna ci pone attraverso dei suoi strumenti, noi li accogliamo, ma ci devono soprattutto queste indicazioni, no? Come oggi vi ricordate, abbiamo anche l'anniversario, un luogo a noi molto caro, e dobbiamo però prendere quello che ci fa stare nella Chiesa, ci fa vivere nella Chiesa, con l'aiuto e il supporto di Maria per camminare verso quello che è il fine ultimo per noi, un cammino verso la santità. E allora la memoria liturgica di oggi si inserisce proprio in questo desiderio, volere del Papa Pio XII, che nel 1944, in ricordo della consacrazione al mondo del cuore della Madonna, che venne fatta da lui compiuta nel 1942, volle estendere questa liturgia a tutta la Chiesa universale, perché tra il cuore divino di Gesù e il cuore immacolato di Maria vi è un legame indissolubile, come ci suggerisce la Lumen Gentium nel capitolo 8,
per cui questo ci dà pace, no? Perché alla nostra fede in Maria sembra che a volte possa mettere in ombra la nostra fede cristologica, la nostra fede in Cristo. Assolutamente non è così. O per Gesù o per Maria noi arriviamo allo stesso punto, allo stesso punto di convergenza, che sia la madre che il figlio hanno un unico desiderio per le nostre anime, che noi camminiamo verso la salvezza eterna, verso il cammino di santità. E infatti allora Maria viene concepita, immacolata, in previsione proprio dei misteri, dei meriti dell'incarnazione, che naturalmente è l'inizio di quel mistero pasquale che si compie con la passione, morte e risurrezione. Se Gesù in certo modo divinizza il cuore immacolato della madre, Maria da parte sua offre a lui la carne per il suo corpo, per il suo cuore umano, senza concorso d'uomo, ma in virtù della potenza dello Spirito Santo. Perciò questi due cuori hanno lo stesso spirito e la stessa carne che battono all'unisono. Tra di loro vi è consonanza di pensieri, di sentimenti, di affetti e di desideri e di amore, desideri e di amore. Tutto ciò che c'è nel cuore di Gesù vi è anche nel cuore di Maria e viceversa. Bisogna tuttavia quindi tenere presente che in nessun caso la grandezza e divinità del Sacro Cuore di Gesù può essere diminuita da quella grandezza del cuore immacolato di Maria, perché entrambi sono abitati dall'unico Spirito di Dio che ha come finalità, come vi dicevo, la salvezza di tutti noi. E voi, noi sappiamo che per quanto concerne il Sacro Cuore che abbiamo visto anche ieri nell'omelia, che diciamo quella che ha dato modo di diffusione della devozione al Sacro Cuore sono state soprattutto le rivelazioni che Gesù ha fatto a Margherita Maria la Coppe. Per quanto riguarda invece il cuore immacolato di Maria, teniamo presente che al di là della storia della tradizione cattolica è stato sempre amato e venerato, quindi Maria è stata sempre nell'oggetto di preghiera, oggetto di contemplazione, di ammirazione, di stupore da parte di tutto il popolo per la sua veramente sublime grandezza, di questa donna che senza peccato, voluta da Dio, ha portato avanti quel disegno molto difficile, perché il disegno del Padre che si è realizzato nella venuta di Gesù, e sappiamo questa coppia madre figlio, ecco, anche con Giuseppe che è stato colui che ha completato lo scenario della famiglia come padre putativo, non è stata risparmiata dalla cattiveria umana, non è stata risparmiata dal peccato dell'uomo, quindi persecuzioni, abbandono anche da parte di alcuni discepoli, no? Di quello che lui Gesù aveva tanto beneficato, aveva tanto fatto, ma tutto questo però non ferma mai l'azione di Dio, perché Dio va avanti. Va avanti sempre con quell'obiettivo di poter quanto più salvare tutte le anime, per cui se ci sono poi anime che si contrappongono al progetto salvifico di Dio, come lo possono fare in una dimensione universale e lo possono fare in una dimensione particolare, no? Ci sono dei cristiani battezzati che perseguitano le chiese con le loro cattiverie, con le loro gelosie, con le loro invidie, ma sono creature ammalate spiritualmente che la Chiesa naturalmente attende la loro conversione e la richiesta di perdono, perché la Chiesa di Cristo ha sempre le porte spalancate della sua misericordia, no? Come diceva Giovanni Paolo II, per poter portare quanto più anime alla salvezza di Dio. Per cui Maria, come vi dicevo, ha proprio questo ruolo di intercessione, di cooperazione nei confronti del figlio, in quell'unica volontà che è anche la volontà del padre, di poter far convertire, far entrare tante anime nel gregge di Cristo.
Ecco allora i suoi interventi che avvengono attraverso quella nostra storia contemporanea, no? Di fenomeni che noi chiamiamo di apparizione, di fenomeni di santuari che sono veramente delle vere e proprie scuole di santità. La Madonna, ecco, attraverso la sua maternità tende a chiamare per quale fine poi quello di portarci a Gesù, perché lei lo sa benissimo, non è lei che salva, ma è il sacrificio della passione e morte, risurrezione del figlio che salva, però la sua potente intercessione può facilitare la nostra salvezza. E c'è un santo del 1600, San Giovanni Eud, che è stato proprio un fondatore dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, vissuto dal 1641 al 1680. Questo grande santo fu uno dei primi a promuovere la devozione al Cuore Immacolato, tanto è vero che scrisse questo libro che forse alcuni di voi già conoscono, Il Cuore Ammirabile della Madre di Dio. E a dir poco è soprattutto, questo testo serve soprattutto per fare la meditazione. Un aspetto importante che chi è devoto di Maria, come tutti noi siamo e ci sentiamo figli, noi dobbiamo contemplare di vivere anche la meditazione, che nel mondo cristiano non è molto praticata. Noi vediamo che tanti battezzati hanno scoperto che nel mondo del buddismo c'è la meditazione e ce la vengono a insegnare. La cosa così quasi che ti lascia inaudito, no? Battezzati che poi riscoprono la preghiera di meditazione, di contemplazione in altri rivoli, e dicono: ma sai, io vado lì perché, come quasi da noi come patrimonio cattolico spirituale non abbiamo questi mezzi che ci aiutano a crescere interiormente. La meditazione che Maria faceva anche lei è dare una mezz'ora al giorno al Signore e meditare su delle verità di fede, su un passo della scrittura, su un autore spirituale che ci aiuta ogni giorno a nutrirci, a nutrire la nostra anima delle vere verità, delle verità di Dio. Noi come abbiamo bisogno tutti i giorni di mangiare, di fare altre attività che sono per il sostentamento per il nostro fisico e del nostro corpo, così la spiritualità ha bisogno anche lei di essere alimentata. Non per niente, ad esempio, in tutti gli ordini religiosi ce l'abbiamo proprio come obbligo durante la giornata di vivere una 30 minuti, una mezz'ora, o c'è anche chi fa un'ora di meditazione, o che può essere chiamato la lezione divina, quel modo che attraverso la parola di conoscere le verità e di nutrirci, altrimenti ci nutriamo di pietismi, di devozionalismi che poi con lungo andare non ci fortificano. Invece la meditazione fatta proprio sulla parola di Dio, sulle verità di fede, ci illuminano le coscienze, ci illuminano la mente e ci spronano a fare una scelta sempre più decisa e radicale per seguire il Signore. Per questo, ecco, Eudes diceva: ogni persona consacrata alla Madonna in effetti dovrebbe fare sempre l'orazione mentale sulla Madonna per unirsi nel fuoco dell'orazione a lei e al suo Cuore Immacolato. Ad esempio, c'è un librettino di Sant'Alfonso di Maria di Liguori, Le Glorie di Maria, che sono due volumetti molto piccoli, ma sono veramente di una sostanza interiore che ci aiuta a conoscere, a contemplare la bellezza di Maria attraverso la Sacra Scrittura, attraverso gli autori spirituali, attraverso gli insegnamenti della Chiesa. Quindi noi dobbiamo cercare veramente questi lenzi che ci aiutano a fortificarci in questo tempo molto difficile della nostra vita, a fortificarci nella fede. Chi più di Maria non può appunto non sostenerci, supportarci per la crescita di questo cammino? Per cui dice: la spiritualità di San Giovanni Eudes è incentrata sul cuore di Maria, perché il cuore è il simbolo ad un tempo dell'amore, agli affetti e ai sentimenti, e quindi naturalmente e dei pensieri. Maria
ci aiuta proprio a scrutare quella nostra interiorità nella parola, come vivo i miei affetti, come li dirigo verso Dio. Noi molte volte abbiamo delle difficoltà enormi perché ci portiamo delle mancanze della nostra vita a causa del peccato, per cui quando vi sono queste fragilità affettive andiamo in certe situazioni che ci stupiamo a noi stessi. Allora, ecco, se con Maria noi facciamo questa esperienza di una preghiera per scrutare i nostri affetti, i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri sentimenti e inquadrarli davanti a Dio e orientarli verso di Lui, è quello che suggerisce proprio questo metodo Giovanni Reuth, perché la meditazione alla fine ci porta soprattutto ad una conoscenza ed un amore, ad un primato di amore verso Dio, e quindi ci aiuta a crescere non soltanto nel rapporto con Maria, ma soprattutto nel rapporto con Gesù. E concludo con un piccolo passo del Giovanni Reuth sulla riflessione mariologica. Dice: vivete della vita del Beato Cuore di Maria, fate vostri i suoi sentimenti, le sue disposizioni, le sue inclinazioni, amate ciò che Lui ama, odiate ciò che Lui odia, il peccato. Molte volte noi non abbiamo la forza di dire di no a chi ci può indurre anche nel peccato, soprattutto quante molte volte parliamo e sparliamo di cose che non conosciamo e facciamo un'opera dannosa nei confronti degli altri, ma come lo facessimo nei confronti di Dio, e quindi diventa peccato. E Reuth dice: odiate ciò che Lui odia, non desiderate ciò che Egli desidera, non rallegratevi se non ciò che Lui si rallegra, lavorate per l'avvento del regno di Dio, senza riserve allo Spirito che Maria, affinché il suo Spirito vi possegga e vi guidi in tutte le cose, la sua grazia vi santifichi, la grazia di Maria possa santificare la nostra vita, l'amore di Maria, la sua carità, è un cuore che arde di amore, e Maria si aspetta che anche noi abbiamo dei cuori che si infiammano per l'amore di Gesù. Il suo amore, dice, il suo amore ci abbraccia, ci consumi, il suo amore ci dà uno zelo importante, quello di pregare, non solo per la nostra salvezza, ma per la salvezza di tutte le anime. Per questo motivo, ecco, Reuth poi visse l'esperienza proprio di un matrimonio mistico, spirituale con Maria, perché sentiva proprio questa sua unione attraverso i pensieri, gli affetti e le emozioni, perché il suo desiderio era quello di far vivere nella sua vita tutto ciò che la mamma le aveva insegnato attraverso le parole del figlio, e attraverso quell'esecuzione di vivere quelle parole ha conosciuto naturalmente il percorso verso la santità. Per questo allora la nostra devozione, la nostra festa di oggi del Cuore Immacolato di Maria ha un significato molto profondo, e quello non è soltanto di vivere e di celebrare una consacrazione esterna, ma è soprattutto di celebrare un momento importante per la mia spiritualità a cui io mi lego a lei, come stiamo facendo un po' tutto, abbiamo fatto tutto l'anno, lo continuiamo a fare, lo continueremo a fare, ma con uno spirito sempre più di maturità e di crescita. Facciamoci, abbiamo questo tempo di estivo, di un po' questo tempo in cui possiamo avere un po' di tempo anche per noi. Leggiamo qualche testo di un autore spirituale o della parola di Dio che mi può aiutare a farmi un esame di coscienza per capire veramente come sto camminando verso il Signore, cosa sto facendo, quello che è gradito a Lui, e quali sono ancora quelle cose che naturalmente non ce la faccio ancora a purificare del mio carattere, del mio modo di essere. E allora, riflettendoci, mettendoci ai piedi di Maria, sicuramente la mamma ci aiuterà a ristrutturarci ed essere come il figlio vuole, che ognuno di noi siamo a sua immagine e somiglianza e camminiamo verso la santità.